Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video vlog. So che è da un po' che non ci sentiamo, ma queste settimane sono state veramente toste. L'ultimo video che ho postato riguardava la settimana prima, il giorno prima dell'inizio dell'università. Avrei voluto postarvi il video sui primi giorni, ma uno, non mi piacevano tanto le clip perché all'università avevo registrato veramente pochissimo, e due, mi si sono cancellate le clip, quindi alla fine ho deciso di lasciar perdere e di non pubblicarlo. In tutto questo, il weekend scorso sono partita con le mie amiche, ho infatti appena pubblicato alcune delle foto, vi lascio il link qua sotto al mio profilo di Instagram se appunto volete andarle a vedere. Mi piacciono tantissimo, anche perché alla mia amica hanno regalato il nuovo iPhone 14 e quindi ci siamo sbizzarrite a fare un sacco di foto carine. Ed è talmente tanto in più che non registro che mi si è anche scaricata la luce che utilizzo per farmi luce quando faccio i video, soprattutto perché questa camera è poco luminosa e quindi mi serve, insomma, soprattutto d'inverno, un supporto di luce che posso utilizzare. Che altro dirvi? Ovviamente che giorno è, perché sennò non cominciamo la giornata. Oggi è venerdì 14 ottobre, è anche il mesiversario mio e di Fra, e sono appunto le 9:11. Io sono a casa perché oggi è il giorno di pausa, il venerdì. Per fortuna abbiamo un giorno di pausa, perché vi giuro che sono state 2 settimane piene. Vi ho postato ieri una storia su Instagram, voi non la vedrete mai, nella quale appunto vi dicevo che io il pomeriggio non riesco a studiare. Quando torno dall'università ho talmente tante cose da fare che non riesco a studiare. Per fortuna che studio in università, perché sennò non saprei proprio come fare. In più mi sono anche raffreddata, penso un po' per il viaggio appunto che ho fatto e per questo tempo che fa un po' schifo, perché non si sa se fa caldo, se fa freddo. La mattina esco magari con un maglioncino leggero, fa freddo, poi a pranzo fa caldo, quindi insomma è un po' un delirio. Comunque, non voglio parlare troppo, vi voglio portare con me in questa giornata che sarà prevalentemente di studio, penso, non lo so, e poi vediamo, insomma, se non riesco a registrare tanto magari vi porto con me anche negli altri giorni. E direi di cominciare questa giornata, perché sono le 9:15, io devo ancora lavarmi perché sono in pigiama, portare bel fuori e sistemare la camera perché c'è un casino, quindi direi che è ora, e poi vi aggiorno su cosa dovrò fare in questa giornata. Ragazzi, allora, mi sono vestita perché devo uscire con Belle e volevo farvi vedere il mio meraviglioso outfit. Ok, senza luce sto messa veramente male. Comunque ho questa camicetta che dopo vi faccio vedere qual è il verde reale. Comunque è verde ed è a maniche corte, quindi visto che non fa né caldo né freddo ho deciso di mettere questo giacchetto sopra, che è viola. Ragazzi, cioè, ce l'avevo nell'armadio da anni, è della Tucano, non l'ho mai messo perché non mi piaceva, e invece è perfettamente in palette. Questi dovrebbero essere i colori il più veritieri possibile, quindi un viola abbastanza scuro e questo verde. La camicetta è di Calliope. In questo periodo è il mio negozio preferito perché ha fatto tutti i vestiti praticamente del mio colore, quindi fantastico. E poi vi volevo far vedere il nuovo acquisto che ho fatto prima di partire per questo weekend, insomma, con le mie amiche, ed è questa custodia fantastica di questo lilla, e l'ho presa alla casa della Scarcasas, non so come si pronuncia, ed è bellissima. L'unica cosa è che è di quel materiale un po' gommoso che appiccica tutta la polvere, infatti mi dà l'urto ai nervi, però non ci posso fare nulla. Ma la cosa che mi fa più ridere in assoluto è che ormai mi sto appassionando dei colori della mia palette, e adesso vi faccio vedere. Cioè, avete idea? Avete idea di quanto si abbinano bene questi colori? A parte questo che non è proprio della mia palette, però vi assicuro che ci sta un sacco bene. Se fosse un po' più rosa, ecco, magari vi ci metto anche vicino alla mia agenda. Vediamo questo. Cioè, ragazzi, ma vedete?
Vedete quanto sono belli? Cioè, a me l'armocromia sta facendo veramente, veramente male. Comunque, a parte gli scherzi, adesso esco con Belle perché è tardissimo e io mi devo mettere assolutamente a studiare, quindi ci aggiorniamo dopo. Per fortuna ho messo a posto il letto e in teoria avevo messo anche a posto la scrivania. E il piano di oggi è che devo levare tutti quei vestiti troppo estivi che voglio mettere nelle scatole là sopra per levarle, perché sennò mi impiccio quando devo scegliere dei vestiti perché non capisco quali sono quelli troppo estivi. E quindi l'obiettivo di oggi è questo, oltre ovviamente allo studio. Mi sono fatta insomma la lista su questo quadernino. Allora, io volevo fare un attimo aggiornamento perché sono le 12:15 e io ho appena finito di studiare. Questa mattina ho iniziato tardissimo alla fine perché erano circa le 10:30 se non sbaglio. E praticamente ho finito la mappa che dovevo fare ieri, adesso vi faccio vedere, e poi ho continuato a leggere farmacologia perché appunto non avrei avuto tempo di iniziare la sbobina della giornata di anatomia patologica. Vi volevo un attimo aggiornare sullo studio, siete in una posizione super precaria ma molto figa. Comunque, che succede? Nel momento in cui finirò di leggere farmacologia, come vi ho detto, la sto solo leggendo, so che potrebbe non essere utile, ma mi dà la sicurezza di aver già fatto una parte, quindi sicuramente ci dovrò tornare. E adesso non sto leggendo in modo molto approfondito, però mi dà la sicurezza di sapere già quali sono gli argomenti e di averli comunque trattati un attimo. Per quanto riguarda anatomia patologica, oggi devo finire la parte di ematologia, quindi fino ad ora ho fatto la parte di neuro, dermato ed ematologia. E praticamente questo fine settimana, compreso lunedì, martedì e mercoledì, li volevo dedicare al ripasso. Perché diciamo che all'inizio non stavo capendo molto di quello che dovevo sapere. Adesso, andando avanti, sto entrando sempre di più nella materia, sono circa a un terzo della materia, ecco, e quindi vorrei iniziare a fare un ripasso adesso, visto che fino ad ora non ho mai ripassato nulla. Devo cercare anche di vedere le domande dello scritto perché non voglio essere colta insomma alla sprovvista. E poi, appena finirò di leggere farmacologia, che secondo il mio programma è succederà a fine ottobre, quindi circa la prossima settimana, mi dedicherò soltanto ad anatomia patologica fino al giorno dello scritto, perché comunque farmacologia la farò poi a gennaio se tutto va bene. E quindi, visto che sto messa molto male con anatomia patologica, secondo me voglio dare priorità a questa. E poi farmacologia, se non dovessi riuscire a farla a gennaio, scalerebbe comunque a febbraio, ma la mia priorità è finire anatomia patologica perché è la materia che mi fa più schifo in assoluto. E sono molto simili come materie, cioè anatomia patologica e farmaco sono prevalentemente mnemoniche, quindi non sono il tipo di materie che mi piacciono. Però, mentre per farmacologia so che all'esame chiederanno esattamente le cose che sono scritte sulla dispensa, quindi si tratta semplicemente di impararla a memoria e basta, nel caso di anatomia patologica invece non so neanche che cosa mi potrebbero chiedere, e in più sto facendo un lavoro di cercare informazioni ovunque, perché comunque le domande dello scritto sono così a caso, ma anche le domande dell'orale, cioè possono chiederti una classificazione del 1900 oppure una classificazione appena uscita che tu neanche conosci, di cui neanche conosci l'esistenza. Quindi è per questo che sto odiando così tanto questa materia, perché non è una materia lineare a livello di studio, e quindi niente. Comunque, non so se magari mi vedete in una posizione un po' diversa rispetto al solito, perché in uno dei miei momenti insomma di pausa studio ho fatto di nuovo cambio con la cassettiera, quindi ho messo la cassettiera vicino al letto e io mi sono rimessa vicino alla libreria, perché così almeno
ho i libri più vicini possibile. E presto ci dovrà essere molto probabilmente un cambio dell'armadio, non vedo l'ora perché spero che mi possa un attimo migliorare la situazione e soprattutto lo vorrei con un bello specchio per farvi vedere il mio outfit, per rendere comunque la stanza un po' più luminosa. Quindi ecco, ci sarà un bel room makeover che farò molto presto, spero, incrociamo le dita. Comunque, adesso volevo fare un attimo di pausa con YouTube e mi stavo guardando un attimo un video di Valeria Martinelli e poi uno di Arianna. Quindi finisco questi due video che ho in sospeso, poi vado a mangiare e prima che torni mamma devo passare l'aspirapolvere così lei può pulire. E basta, poi oggi pomeriggio devo appunto fare dalla mia lista, mi mancano da studiare l'ultima sbobina di ematologia e di sistemare appunto i vestiti e levare quelli più leggeri. Quindi poi vi porto con me. Volevo soltanto farvi vedere, a parte vabbè, il nuovo sfondo che ho messo anche qua, ma poi volevo farvi vedere che ho riprodotto il colore, i colori della mia palette anche su questa mappa. Ne vado molto fiera di questa cosa. Tralasciando questo casino, mi sono messa a sistemare l'armadio. Ho levato alcune appunto delle cose che sono per lo più estive, quindi prevalentemente vestiti e questi tre pantaloni lunghi leggeri. Poi avevo già levato queste tre magliette leggere e i pantaloncini. E questi sono invece, devo metterli in vendita, in realtà è una salopette nera che però non è nel mio stile e quindi metto in vendita insieme a queste cose. Vi ricordo che vi lascio il link qua sotto di Vinted, così se siete interessati per favore date vita a questi nuovi vestiti che sennò rimarrebbero nel mio armadio a fare la muffa. In tutto questo io ho già mangiato, sono le 3 e un quarto, ho passato l'aspirapolvere, ho messo la lavastoviglie, così almeno questa sera con i piatti di questa sera possiamo mandarla. E adesso volevo mettermi a studiare per finire appunto di fare tutto quanto. Visto che Fra poi oggi pomeriggio va in palestra, magari riusciamo poi a vederci quando ha finito per portare il bel fuori. E quindi niente, pensavo di fare queste cose. Adesso chiudo l'armadio perché sennò mi mette ansia vedere tutti questi vestiti in disordine e poi mi metto a studiare. Ciao ragazzi, allora è ovviamente un altro giorno. Purtroppo non sono riuscita a finire il vlog l'altro giorno perché purtroppo mia sorella è stata investita, per fortuna nulla di grave, però appunto la sera sono andata a trovarla con papà e abbiamo mangiato la pizza insieme, quindi non ho avuto modo di aggiornarvi. Comunque oggi è domenica 16 ottobre e io mi stavo per lavare i capelli perché ne hanno bisogno, non si vede tantissimo, però ne hanno assolutissimamente bisogno. Prima di iniziare una nuova settimana in università e volevo giusto aggiornarvi sui prodotti che sto utilizzando. Comunque, se vedete qualcosa di diverso è perché sto registrando con il telefono invece che con la macchinetta fotografica e in tutto questo mi sono dovuta prendere mezzo occhi perché mi è venuto un mal di testa assurdo e oggi pomeriggio devo assolutissimamente studiare perché questa mattina non ho fatto nulla se non organizzarmi per appunto la prossima settimana. Comunque, questi sono i prodotti che vado ad utilizzare. Ve li ho fatti vedere quest'estate, sono lo shampoo e il balsamo dei Provenzali. Ormai, come sapete, io amo questa linea, questa marca mi piace tantissimo. Infatti, devo anche fare rifornimento poi del contorno occhi e della crema perché appunto queste marche non mi sono piaciute tantissimo, quindi le vado a ricomprare dei Provenzali. Comunque ho voluto comprare questa linea perché la linea Semidivino mi era stata consigliata da una mia amica e ho deciso di cambiarla perché prima io utilizzavo questa. Comprate tutte e due da Tigotà, le trovate insomma tranquillamente. Questa marca anche mi piace tantissimo, Love Beauty and Planet, ma purtroppo questa linea al cocco non fa proprio per me, ma proprio zero, perché mi rende i capelli super super
scuri, molto più scuri di quello che in realtà sono, e sinceramente questa cosa non mi piace. So che esistono varie linee di questa marca, però non sono presenti nel mio Tigotà e quindi semplicemente non li userò, magari li darò a mamma da finire e quindi io continuerò ad utilizzare quelli. Comunque, adesso vado a lavarmi i capelli e poi vi faccio vedere il risultato finale. Capelli fatti e questo è il risultato. Come vedete sono abbastanza luminosi, poi vabbè, io ho il problema che con il taglio così corto i capelli mi vanno sempre all'infuori. Adesso ho provato a metterli verso il dentro, ma come vedete già di là non lo sono perfettamente. Comunque niente, non vedo l'ora che mi ricrescano i capelli perché per quanto mi piacciono corti, mi trovo molto meglio con i capelli lunghi, sono molto più gestibili, ci metto meno tempo a prepararmi. Sono le 3:32, quindi è arrivato il momento di mettermi a studiare e quindi ci aggiorniamo dopo. Adesso vi faccio vedere un attimo come mi sono organizzata. Comunque scusate se sto registrando con il telefono, ma ho la memory card nel computer per finire di editare questo video e così domani ve lo posso pubblicare. Infatti, tra poco concluderò anche il video perché voglio insomma caricarlo su YouTube. Comunque, questo è il lavoro che ho fatto questa mattina per organizzarmi. Praticamente sto sfruttando la spaced repetition sia degli argomenti che devo studiare nuovi, quindi come vedete studia SBOB 16, ripasso SBOB 16, il primo ripasso, eccetera, eccetera, sia invece delle materie che ho fatto precedentemente, quindi dermato, mammella e neuro. Mi manca ematologia, ma ovviamente la inserirò una volta che ho finito di ripassare neuro, perché se no non ce la posso fare a fare tutto. E niente, quindi ho messo la spaced repetition degli altri giorni, però ho soltanto organizzato questa prima settimana perché sennò impazzisco, anche perché se mi scala qualche impegno poi non ce la posso fare. Quindi è tanta roba, mi devo mettere sotto, manca un mese praticamente e mezzo al mio esame scritto e mi devo dare da fare perché ho assolutamente bisogno di fare questo esame e di passarlo. Quindi adesso mi metto sotto. Detto questo, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like al video e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete già fatto e attivare la campanellina per non perdervi nessun altro video. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!